Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2 con un bel commentary su un gioco. Ma un gioco? Beh, Sinergo ci ha appena giocato, quindi lui ha le impressioni a caldo avendo testato il gioco. Io invece lo sto guardando con voi per la prima volta, quindi in qualche modo vi regalerò le mie impressioni a caldo su questo Forza 6. Forza 6, come dicevi. Che noi abbiamo in anteprima nazionale. Ci danno i giochi, quei giochi dove noi giochiamo tantissimo, molto. Cioè tipo Forza è un dove gioco, siamo degli esperti e per questo possiamo... Questa è la grafica del gioco? Sì, questa è la grafica del gioco. Hanno migliorato un bel po' rispetto a Forza 5. Guarda, se in Forza 5 c'era il problema dell'aliasing su tutti i veicoli ed era fastidioso, su Forza 6 i veicoli sono... Cioè il volante... Guarda, trovami i poligoni sul volante. Adesso che vedi... Trovami i poligoni. Però, ma è molto figo, che è una Polo? Una Volkswagen, ma non so che auto sia, perché io di auto non ne capisco un cazzo, signore. Vabbè, l'hai scelta tu, se non lo sai tu. Non lo so, qui stavo cercando di cambiare inquadratura per metterla in terza. Si vede che sei poco pratico. No, è che non lo fa fare, questa versione anticipata non ti fa cambiare l'inquadratura. Ah, però ti fa godere di tutta la bellezza dei vari scotto dell'abitacoli. Tipo il... lo specchietto posteriore è molto simpatico e devo dire la verità, si vede una madonna. È veramente molto molto carino il gioco. Ovviamente qui sto guidando, ragazzi, non sto guidando con gli aiuti disabilitati e... Uno schifo stai facendo, uno schifo. Vabbè, ma non sono bravo in questi giochi. No, ma cioè, abbiamo dato modo di regalare forti emozioni su Forza e sicuramente, chi si ricorda, proveremo a regalarvi tante nuove emozioni anche su questo Forza 6. Sì, assolutamente faremo dei doppi, ma dei doppi. Madonna, doppi. Ci divertiremo un casino. Comunque sì. Madonna, che sorpasso che hai fatto lì. Ma sono bravo, sì o no? Qui sto facendo l'animale come al mio solito. Allora, ma stai facendo una corsa con macchine totalmente differenti. Le hai sciolte tu? No, ho fatto semplicemente... Ho avviato una gara. Ho avviato una gara a casa. Non volevo fare il... come si dice? Non volevo avviare la campagna per il semplice motivo che... La campagna è meglio non spoilerarla, o perlomeno ci hanno consigliato di non spoilerare troppo la campagna, quindi il gioco uscirà il 18, quindi ci vuole ancora un po' e siamo contenti di poterlo mostrare a tutti voi, insomma. Io poi ho parlato con un appassionato della serie Forza per chiedergli quali potessero essere le novità, perché le novità tecniche riguardo ciò che è la guidabilità io non le percepisco. Noi siamo appassionati, lo vogliamo dire, noi siamo proprio i primi appassionati di Forza, però c'è gente più appassionata di noi. Esatto, e quindi ho chiesto un po' lumi e mi ha detto che praticamente su questo gioco hanno implementato una cosa che tanti appassionati di Forza richiedevano a gran voce, cioè le precipitazioni atmosferiche. Cioè, perché la pioggia arriva prima di te? Perché si precipita, giustamente, è rapida. Allora, comunque sei in primis posizioness, a meno che non fai qualche botta di... No, vabbè, ma perché qui avevo gli aiuti disabilitati? No, cioè abilitati, tutto abilitato. Tutto abilitato, avevo anche la guida sulla pista, insomma, stavo giocando in modalità arcade praticamente, perché sennò non sono buono. E comunque le mie cappelle le ho fatte. Bravo veramente. Ad ogni modo mi piace molto, vorrei provarlo anch'io con mano, ma... Per adesso mi accontento di averlo visto da te. Oh, adesso in questo gameplay stiamo correndo a Rio. Però nel prossimo che vi faremo vedere appunto le nuove precipitazioni, quindi l'effetto chiovazza, come si dice, pioggia. Sì, l'effetto di precipitazione. Precipitazionalmente. Che più ti precipiti, meglio è, quello funziona un po' così. Oggi mi sento molto telecronaca style, veramente. Attenzione, il signor Palladino sta per varcare il traguardo senza problemi. Per varcare il traguardo, ti avrebbero ucciso. Tutti gli... per passare, scusate, è che si sente. Guarda le poco. Onde, guarda le onde lì a sinistra, le onde sulla spiaggia di Rio, non senti l'odore della frittura degli stabilimenti balneari che stanno facendo i calamaretti fritti nella... Semmai le aragostelle, perché là di aragoste proprio si può parlare. E te le svendono a $1. Comunque stiamo divagando come al solito, stiamo andando sul cibo. O sul cibo o sulla merda. Dopo un po' noi iniziamo a parlare di questi argomenti. Però torniamo a Forza, perché siamo al nostro second lap. Immagina quanto sono contenti quelli a Rio, che tu passi proprio in mezzo ai palazzi, in mezzo alle favelas.
Bello, bello. Ad ogni modo, come ti sei trovato con l'affinità, con i comandi? Raccontaci, raccontaci. Beh, non avendo guidato in maniera particolarmente coraggiosa, perché ho abilitato tutti gli aiuti, mi sono trovato benissimo, anzi ho fatto un'ottima gara. Come vedete ho staccato gli altri di tantissimo. E gli altri erano proprio tutti cerebroresi, bot, sì, vogliamo ricordare. Dobbiamo ricordare che la difficoltà non è assolutamente impostata in maniera crudele e comunque era la mia prima gara in assoluto. Quindi davano per scontato che il cerebro leso fossi io. Allora, vedo un riflesso nel simbolo della Volkswagen che cambia. Io non capisco il riflesso. Ma non capisco, credo che sia il riflesso del cielo. Non lo so, però è tutto molto... No, vedi che ci sono le montagne quando giri. Non dovresti avere le montagne, dovresti avere la faccia del pilota. Beh, no, dipende da dove sta inclinato il... Adesso non c'è più niente. Vedi? Perché c'è, vedi il cielo, prima vedevi le montagne dietro. Credo che punti molto in alto, vedi? Non lo so, vedi? È vero, c'è una montagna tipo. Molto molto bello. Però guardate i riflessi, guardate quanti sono belli i riflessi. In effetti non mi sono mai soffermato a guardare forza dall'interno dell'autovettura, perché io non amo la vita, la guida troppo simulativa. Bene, anch'io, questa sarebbe l'ultima inquadratura che sceglierei per giocare a forza. In genere preferisco gustarmi l'auto dall'esterno, perché le auto in forza sono fatte veramente bene. E una cosa che devo ancora sperimentare è attivare tutti i danni, perché in Forza 5 le carrozzerie non si spaccavano. Sì. Cioè sì, l'auto si faceva dei danni funzionali, quindi magari non ti partiva più, non mandava più il cambio, e fin qui ci sta, ma la carrozzeria rimaneva pressoché intatta, cioè sembrava di aver tamponato una vecchietta con tre ruote. Attenzione, l'ultima curva, quasi a gomito. A vomito l'ho fatta questa proprio. Guarda che brutto lastricato che ci hanno messo qua. Questa è pista, non è che sono uscito fuori. Vabbè, perché sei in mezzo alla strada. È una pista arrangiata questa. Penso mezzo fossero così le strade a termine. Attenzione, sta per tagliare il traguardo, signori. Va bene, io direi che come primissimo gameplay ci sta. Hai fatto pure primo, quindi... Sì, andiamo a vedere nel prossimo. Merda, Vabbè, nel prossimo vediamo la pista bagnata con l'effetto della pioggia.